Buongiorno. Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa di TWOM. Vi presento subito gli ospiti al nostro tavolo. Alla mia destra, in fondo, i produttori Larry Castiglio e Melvin Mangada. L'attrice Lobby Poe. Al mio fianco lo sceneggiatore Henry Burgos. Le attrici Mercedes Cabral e Nora Aunor e il regista Brillante Mendoza. Se ci sono già delle domande, prego. Buongiorno. Hearings, in order to translation hearings. So, io tanto la faccio, va bene. Allora, buongiorno a tutti, Catano Masullo per l'ingegnere. Volevo capire se per voi, secondo il regista, secondo lo sceneggiatore, se la solidarietà a questo mondo ormai è possibile solo in ambienti come questi e in tutto il resto del mondo forse no. Un question po para sa ating lahat, most especially sa ating director, sa director, ang solidarity daw ay sa palagay niyo bang ibinibigay sa buong mundo, lalong higit sa lugar kung saan naganap ang place kung saan naganap yung film. Ito nangyari, itong kwento na to base sa isang komunidad na nangyari sa southern part ng Mindanao. Very distinct ito sa kanilang kultura, okay, na karamihan din sa amin bilang Pilipino ay hindi namin alam. So, can I translate? Yes. Il posto dove è stato svolto il film è nella parte meridionale delle Filippine, che per noi filippini è anche una realtà abbastanza nascosta. Importante sa amin ito, importante ito sa akin bilang direktor na ipakita ang ganitong klaseng istorya base sa aming research na ginawa kasama ang aking writer na si Henry Burgos na ma-share no, sa mga Pilipino at sa lahat ng tao sa buong mundo na mayroong ganitong klaseng komunidad na kahanga-hanga na dapat lamang bigyan ng pansin para makita ng buong mundo ang kakaibang kwento ng mga tao sa komunidad na to. È molto importante per lui, regista, e anche lo scrittore, questo paesaggio, questo scenario, perché vuole far vedere non solamente la bellezza della natura, ma la bellezza della propria comunità. Prego. Buongiorno. Volevo chiedere sulle scene di la scena di quando nascono i bambini e la scena della quando viene ucciso l'animale, se sono scene reali oppure sono state girate in un'altra maniera. Seconda cosa, ho visto delle imbarcazioni che non hanno il bilanciere. A un certo punto della scena, quando lui va a sposarsi, sul lato destro del teleschermo c'è una barca col bilanciere, però non è mai stata usata. Di solito le barche col bilanciere servono per tenere più stabilità alla barca. Per tutto il film le imbarcazioni sono senza bilanciere. È un uso in queste isole oppure no? Grazie. Ang katanungan ay tungkol po doon sa ipinanganak, doon sa ipinanganak na sanggol at doon sa pagpatay ng hayop. Gustong pong malaman kung iyon pa'y totoong o gumamit kayo ng mga special effect sa paggagawa noon. At ang sumunod na katanungan, yung mga bangka
yung mga bangka na walang yung side na nag walang cutting, ganun ba raw talaga ang gamit sa Pilipinas? Hindi ba yun ganun kadelikado? Dahil yun din ang ginamit dun sa isang scena, sa isang parte ng film kung saan nagganap yung kasalan. Yes, totoo pa lahat yung mga eksena na may nagpapaanak, may mga inihintay kami mga buntis para makunan namin yung eksenang yon. Of course, kasama sa mga pag-aaral ng mga artista kung paano magpaanak, lalo-lalo na sa ating lead character na kailangan talaga niya mag-aral kung paano magpaanak at magpaanak ng totoong bata. E tutto dal vivo, avevano aspettato delle donne incinte per poter far vedere come nasce un figlio, un bambino, un neonato. E la protagonista ha dovuto studiare il modo per far nascere un bambino, per far vedere alla naturalezza dal vivo come esce proprio un neonato. Yung tungkol naman sa baka na pinatay, base sa kanilang kultura, ginagawa talaga ito. So allowed talaga ito na mayroong ganoong klaseng pagpatay ng mga hayop bilang pag-aalay sa kanilang kasal. Invece, quello che abbiamo visto nel film, che è stato ucciso un animale, fa parte della cultura della comunità dove è stato svolto il film, perché questo va offerto alle nozze e quindi fa parte della cultura. And those kinds of, at ang mga bangka na ginagamit doon ay talagang walang katig kasi ganun talaga doon, special yung mga bangkang ginagamit doon at hindi kami dito gumamit ng special effects para sa pagpapaanak, no? Lahat ito ay ginawa in real time, no? Tutto è stato fatto nel tempo reale, quando è stato ucciso un animale, quando ha partorito per ben due volte, come si è visto nel film, e tutte le barche e le banche nelle Filippine vengono utilizzate così, senza imbarcazione. Salve, Francesco Gallo, Agenzia ANSA, una domanda per il regista. Il sacrificio che fa la protagonista, cioè di appunto avere un figlio al marito da un'altra donna, è una pratica comune, è un fatto straordinario, perché c'è una donna a un certo punto che dice alla protagonista: hai avuto coraggio nel fare questo. Volevo capire se era un fatto culturale di questa, cioè quanto è stato trasgressiva questa cosa in caso. Grazie. Ang tanong ay para sa direktor. Yung nakita sa film na nagbigay ng sakripisyo ang isang asawa para humanap ng panibagong asawa para sa kanyang minamahal na kabiyak. Ito ba ay parte rin ng kultura? Ito ba ay normal na nagaganap sa komunidad? At okay, yun ay talagang ginagawa sa kanilang kultura na inaalaw ang isang, lalo-lalo na kapag pumayag ang asawa, ang may bahay, na magkaroon ng panibagong asawa. Okay, ginagawa yun sa kanilang kultura. Kaya ito ay parang kahanga-hanga. At the same time, nakaka-bother na practice sa kanilang kultura na iaalaw mo ang iyong asawa na magkaroon ng anak sa ibang babae. Lalo-lalo na, of course, sa mga babae, no? More than sa mga lalaki, na iaalaw mo yung iyong asawa para magkaroon ng anak sa ibang babae. Sì, fa parte della cultura, della comunità, di poter avere una seconda moglie. Magari l'effetto di questo è molto duro per le femmine, per le mogli, magari meno per i mariti,
però è un fatto che permette la cultura. Buongiorno, sono Matteo Sánchez dell'agenzia Stampa F in Spagna e vorrei chiedere a Brillante Mendoza, lei ci ha abituato a un cinema più oscuro e più sordido, quindi come è stato questo cammino verso la luce e verso i personaggi più luminosi, grazie. Wala nagbago sa pagpili ng mga kwento na dapat ikwento. Bilang tagagawa ng pelikula, mas interesado akong magkwento na tumatalakay sa mga issue ng buhay. Kahit na ang mga kwento ito ay nasa dark side or light side ng isang society, mas interesado akong magkwento ng mga kwentong dapat ikwento at kahanga-hangang ikwento, hindi lang para sa mga Pilipino kundi para sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Non importa, la storia è una storia, ciò che voglio raccontare racconto, al di là se la parte scura o la parte meno scura. Viene trasmesso la storia alla gente tramite il film, non importa, ma basta che il messaggio arriva direttamente tramite il film. Allora c'è una domanda qui in mezzo, sì. Volevo chiedere al regista se ci spiega un po' meglio il rapporto uomo-donna, nel senso che la donna sembra molto sottomessa, nel senso che viene comprata, venduta, può avere una seconda moglie, però alla fine la seconda moglie pone anche delle condizioni, dice sì va bene, però tu devi ripudiare la prima, cioè che potere ha anche in qualche modo la donna sul serio o no? Grazie. Katulad na sinabi ko kanina, parte ito ng ganitong klaseng kultura na napaka-distinct sa kanilang komunidad. Ang mga babae talaga ay mapagbigay sa kanilang asawa, mapagbigay sa kanilang mga minamahal na sa buhay. Na karaniwang practice ito sa kanilang komunidad. Ang aking writer na si Henry Burgos ay may sasabihin pa para dugtungan yung ganito klaseng practice o kultura, lalo-lalo na sa parte ng Pilipinas na napakalayo na actually sa Pilipinas, nasa southern part ng Mindanao, okay, na tinatawag na Tawi-Tawi. Come è stato già detto prima, questa fa parte della cultura, è un fatto normale, è un fatto molto quotidiano nella vita di quella comunità, e adesso vuole far parlare anche lo scrittore riguardo alla domanda che è stata appena fatta. Katanungan po na itinanong ngayon is maari bang ipaliwanag ng mabuti kung ano'y talaga ang role ng isang babae. Dahil napanood natin sa film na ang babae, ang asawa ay talagang nagsisilbi para sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, nang ganun na lamang. Tapos, nung ikinasal na yung protagonista, yung leading man sa pangalawang asawa, ay nagkaroon ng particular na request din yung pangalawang asawa na hiwalayan ang kanyang unang asawa. Sa konteksto na yun, kung bahagi ba talaga ng kultura nila yung ganong naganap. Oo, sa kultura ng Muslim, maaari silang magpakasal kung papayagan ng asawa niya. Halimbawa, yung lalaki, gusto niya magkaroon ng panibagong asawa. Kailangan niya magkaroon ng consent ng isa pa, ng babae. Kapag hindi pinayagan ng babae, hindi siya pwede magpakasal. So, it should be agreed. And the husband should should be able to provide the needs noong pangalawang asawa niya.
fa parte della cultura musulmana avere più di una moglie, soprattutto quando la prima moglie dà il concesso al marito di trovarsi un'altra. Basta che il marito riesce a mantenere sia la prima che la seconda moglie per i suoi bisogni. And then as a form of Allah's blessing to the couple, there's nadadagdagan kasi yung blessing ng Allah kapag nagkaroon sila ng anak, additional na anak, makukuha mo yung additional blessing na yon. And then para din sa sacrifice ng babae, para ma-fulfill niya yung role niya doon sa kanyang husband, siya yung mismo nagpakasakit para mahanap yung asawa niya. Pero doon sa konteksto ni Mesila, the second wife, who requested na hiwalayan yung ano niya, yung asawa niya, hindi siya bahagi talaga ng culture. It's her Mesila's quote and unquote tawag dito personal request para magkaroon siya ng sariling pamilya na hindi naman talaga inirepresent nung it's a personal condition request on Mesila's behalf. Avere un figlio è una grazia divina da Allah. La prima moglie ha voluto sacrificare perché non ha potuto dare un figlio al marito, e quindi quel sacrificio che ha fatto è per ricevere il dono che Allah dà alla coppia. La seconda moglie ha fatto una particolare richiesta, ma questa è un'eccezione, una richiesta fatta dalla seconda moglie. Non è sempre così. Io vorrei chiedere allo sceneggiatore ancora che ruolo ha la sceneggiatura in questo film, e agli attori di raccontarci quanto spazio hanno avuto per inventare i propri gesti, i propri dialoghi, le proprie parole in questo film. Pwede po bang ipakilala natin ang ating mga role at yung mga characters, kung po pwedeng ipakilala na din nila ang kanilang mga sarili at ipahiya kung ano yung naging role nila doon sa film. All right, Chris. Ang naging contribution ko sa paggawa ng film, basically we structured the film according on research, so we went to the area con la nostra ricerca, quindi siamo andati in questa area tre volte per raccogliere la storia. Characters, e poi i nostri personaggi. Allora Aiecha è un'amica. Ok, lo scrittore ha fatto degli studi per ben tre volte, sono andate al posto, hanno conosciuto la comunità, il modo di vivere, il modo di parlare, il modo di dormire e di mangiare, per poter entrare proprio, come è stato detto all'inizio, questa è una realtà nelle Filippine che anche per noi filippine è abbastanza nascosta, e quindi il suo ruolo particolare per poter definire il film è andare nel posto per ben tre volte per poter studiare tutta la quotidianità della comunità. Magandang hapon po, ako po si Mercedes Cabral. Ako po ang gumanap kay Aiecha. Bale, sa party ko po, makikita kung ano ang buong tradisyon ng wedding tradisyon ng Muslim at mga Bajau. So, ayun po. Lei ha fatto il ruolo di Aiecha e il suo ruolo ha fatto vedere la vera cultura delle nozze di quella comunità, come si è visto nel film. Magandang hapon, ako po si Lovie Po. I play the role of Mercila.
Ako po yung second wife ang nagbigay ng anak sa kanila po, sa unang wife po. Lei invece e lui po ha fatto il ruolo di Mersilla, la seconda moglie, che ha dato il dono di Ala, il bambino, il figlio. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Nora Honor at ako po yung asawa na hindi magkaanak. Kaya para sa pagbibigay ko sa asawa ko na maging masaya ay naghanap ako ng mapapangasawa ng asawa ko at para magkaroon lang ng magkaroon ng anak. At ako po yung nagpapaanak mismo dun sa inalap kong magiging asawa ng asawa ko. Lei è Nora Honor, la protagonista del film, la moglie che non può avere figli, anche se fa come professione levatrice, fa nascere figli, ma lei non può avere figli, e ha fatto tanto sacrificio per il marito, ha cercato lei personalmente col marito, viaggiando nei diversi villaggi, per trovare la moglie ideale per suo marito e ha fatto nascere se stessa il figlio del marito. Però una domanda qui davanti. I have a question for the superstar, Nora Honor. Ho una domanda per Nora. Lei ha detto che una volta che girava questo film ha trovato moltissime difficoltà, ha detto che era più difficile nel suo ruolo in Malà, per esempio. Può parlare di queste difficoltà che ha trovato durante questo film, perché l'ha trovato più difficile? Per la protagonista, Nora Honor, che aveva detto che ha trovato delle difficoltà facendo questo film e dice di aver trovato più difficoltà in confronto a Himala, un altro film che ha fatto anche lei, e quindi quali sono queste difficoltà che aveva incontrato facendo questo film? Katulad po ng paggawa ko ng Himala, ito pong ginawa kong daywomb dahilan sa hindi masyadong masalita o walang masyadong dialogue. So medyo ang nahirapan lang ako kasi kailangan uli na maipakita ko sa pamamagitan ng reaction yung mga eksena ko para maintindihan ng mga tao. Doon ako nahirapan, pero kung iisipin ko po, dahil sa galing ng director namin ay hindi po talaga ako nahirapan, dahil kahit na po minsan o kadalasan hindi niya sinasabi kung ano talaga yung eksena, pagka nasa shooting na lang kami, sa kanya sinasabi na ito yung gagawin mo, yun lang ang medyo nahirapan ako, pero sa iba naman hindi naman, magaling yung director namin . Il film Thy Womb è come Himala, l'altro film di Nora Honor, sono due film meno parlate, ci sono meno dialoghi, ma il fatto di ripetere la stessa cosa la rende più difficile, perché il pubblico sta aspettando qualcosa in più, e quindi finché è meno parlato deve trasmettere l'emozione al pubblico, e quella è la difficoltà che ha incontrato facendo questo film. Ma avendo un regista come sappiamo già tutti Mendoza, brillante, tutte queste difficoltà sono state superate facilmente, e lui normalmente non dice nulla durante le scene, non dà tantissime indicazioni, lascia proprio ai protagonisti di far uscire fuori tutta la sensazione che hanno loro dentro, e quindi per questo motivo la difficoltà che è stato detto prima è stato superato grazie alla presenza di un regista come Brillante. Buongiorno, Isabella Rossiello, Lady Magazine New York. Una domanda per il produttore. Lei ha letto lo script, e che cosa l'ha convinta a produrre questo film? Producer, nakita niyo yung script. Ano ang nagkumbinsi sa inyo na gawin ang film na ito? Buongiorno, Venezia.
There was no script. No, non c'è stata nessuna sceneggiatura. Brillante Mendoza e Nora Honor are national treasures of the Philippines. Brillante Mendoza e Nora Honor sono tesori nazionali delle Filippine. Brillante Mendoza ha portato fama alle Filippine per i suoi film. E so che negli ultimi 14 anni ha fatto degli ottimi film. Quindi non si legge la sceneggiatura, ci si occupa, si proteggono i tesori nazionali, li si alimentano e fare questo film immortala un momento di grande collaborazione fra due tesori nazionali. Grazie. E una collaborazione brillante ed efficace. È chiaro, e non c'era nessuno script, ma avendo due iconi nell'industria filippina del cinema che ha portato la bandiera filippina non solamente nelle Filippine ma dappertutto il mondo, che far vedere la nostra immensa capacità nel settore, e è quello che ha spinto lui di fare questo film. Ci sono ancora domande? Forse c'è ancora tempo per un'ultima domanda che a questo punto faccio io al regista. Volevo chiedere se di parlarci un po' di questa contrapposizione di cui lui raccontava in un'intervista tra la fertilità e l'infertilità in contrapposizione, cioè in parallelo a un paese dalle grandi risorse ma che sta vivendo comunque una grande crisi sociopolitica come anche tanti altri posti nel mondo. Ok, ang katanungan po ay sa ating direktor na ipaliwanag yung contradiction na nabanggit niya, yung richness ng yaman na mayroon ng lugar at and yet maraming problema, no, sa politika, sa relihiyon, at gayon din yung fertility, yung pagiging ina na at pagiging hindi magkaroon at makapagbigay ng anak, yung contradiction ng nasabing film. Ang gusto namin sabihin dito ng aking writer at ng mga gumubuo ng pelikulang ito, na kahit na sino ka pa o kahit na anong bansa o na hindi ka magpo-progress kapag mayroong balakid sa balakid para ikaw ay magtagumpay. Na pinapakita dito sa dalawang character na kahit na gusto mo, na meron kang gustong nararapat na dapat lamang sa iyo, pero dahil meron kang kakulangan ay hindi mo maa-attain yon, hindi mo makukuha yon. Ito pinapakita natin na kahit na gaano kaganda ang isang lugar o kahit na gaano kaganda ang iyong hangain, hindi mo ma-achieve yon kapag merong isang bagay na pumipigil sa iyo, at yun yung violence o yun yung mga bagay na hindi dapat nangyayari pero nangyayari. E la coppia, i due protagonisti nel film, anche se vivono normalmente nella vita, fanno di tutto per poter superare le difficoltà di ogni giorno, ma finché ci sono degli ostacoli nella vita non possono mai arrivare allo scopo, alla vera gioia, alla vera eternità che una coppia vuole avere, perché non possono avere i figli. E nello stesso tempo la bellezza della natura che abbiamo visto nel film, la bellezza della cultura delle nozze, la bellezza della gente, l'accoglienza, come affrontano il giorno dopo il primo giorno, la sparatoria, e loro, finché ci sono questi ostacoli, la città, la comunità rimane così, rimane quasi dimenticata dal mondo, perché ci sono degli ostacoli. Questa è questa è quella che vuole sottolineare sia lo scrittore e anche lui regista, le due contraddizioni che ci sono nella vita reale e nella vita della comunità stessa. Bene, allora questa era l'ultima domanda, grazie ai nostri ospiti, grazie a voi tutti.
Non ci sono state un paio? 5 in centro.